Lucia. Siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santo sì. Ugo De Lucia. Non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh. Ugo De Lucia. Che? Ugo De Lucia. Cosa? Ugo De Lucia. Dillo ancora. Ugo De Lucia. Luvia purpura. Luvia purpura. Purpura. Luvia purpura. Luvia purpura. Luvia purpura. Luvia purpura. Solo purpura. Luvia purpura. Luvia purpura. Luvia purpura. Bellissimo, che momenti. Quei momenti. Come siamo belli e bravi, come siamo belli e bravi. Pronti. Ora si riaccendono le luci. Con degli effetti speciali non indifferenti. Sì, 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 sì. Quasi degni di un film di El Santo. Quasi. Esatto. E... allora, che cosa... ah no, stavo sbagliando. Nome del bravo Gogo Ace che ci segue. Ci grande, fa... grande, grande. Allora, col banner direi andiamo alla prima notizia della dei Juvia. Ultimo show della Crash con la Major League Wrestling per il 2021. Quindi non si sa se nel 2022... ci sarà, parlo ancora... col microfono disattivato, va bene lo stesso. Se ci sarà ancora questa collaborazione, ma il 3 dicembre sono stati registrati tappings per Aztec Underground. Se volete, noi vi diciamo tutti i risultati. Diteci se io volete. Però, che poi togliamo le notizie a chi di dovere, dai, no? Io? Perché Crash siamo sempre noi. Chiedo alla chat, chiedo schiuma, però chiedo alla chat, visto che c'è anche Draco, per sapere quando uscirà, che io lo scemo lo vorrei vedere, teoricamente. E so che l'hanno già fatto, però mi piacerebbe sapere quando esce, perché non ho trovato... 2024. No, te lo dico. Più o meno. Guardo se puoi, sì, perché non ho trovato, ho trovato soltanto commenti di messicani incazzati per la card. non è... che strano, non succede mai questa cosa. La card però... si sente così felice. Vi possiamo dire la card, quello sì. Così almeno... sapete di cosa dovete gustarvi quando guarderete. Ah, altra notizia flash, gli FTR sono ancora vivi. Ah, okay, spiegheremo meglio dopo. Spiegheremo meglio dopo, però gli FTR sono ancora vivi. Allora, crash, gli incontri sono stati. Bandicoot. Vediamo cosa c'è stato. Allora, c'è stato Bestia 666 contro Mads Kruger. Poi c'è Bestia stato... 666 che è il fratello di Edo Kingston 666, no? Sì, 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 assolutamente. Hanno lo stesso cognome. Sì, sì, sì. Sì, okay. Sì, sì, sì. E il nipote di Bestia del ring. Esatto. Sì, 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 sì. Poi c'è stato Richard Holiday contro Psycho Clown, sarà meglio. Per un attimo ho voluto però credere fosse bello. Richard Benson. Sarebbe stato molto bello. Poi i 5-1-5-0. Aspetta. Cioè Richard Benson contro Psycho Clown, rendiamoci conto. Il bastone infernale. Perfetto, cioè quanto sarebbe bello. Cioè, immagino col bastone infernale e l'altro col moscio Vileda come... Con Psycho Clown che entra la musichetta Psycho Loco, Psycho Clown. E lui no! Psycho Loco, no! Cioè, sta entrando la gente a casa di Leonardo, a quanto pare. No. Sì, no, sono gli agenti in custodia per lasciare la firma. Sono arrivati un attimo. Poi, due giovani, Drago e Aerostar contro i 5-1-5-0, ci sarà per gli amici Ilax. E Ares, Dinamico e Scalibur, cioè e staccato Scalibur. No? E Scalibur. Comunque, però è messicano, quindi si legge comunque Escalibur. Ma perché i Scalibur? Sì,
però in spagnolo, siccome S più consonante non è possibile pronunciarla assolutamente, è comunque Excalibur, quindi è I appena la morte. Non si scrive, ma sì, quindi. No, più che altro gli, sì, la morte perché gli si intreccia la lingua, smettono di respirare. Cioè, non è possibile pronunciare S più consonante all'inizio di una parola in spagnolo, non è possibile, non si può. Quindi loro contro un cartello messicano, prova a dire Excalibur, loro affronteranno Aramis, Destiny e Mystesis Junior, quindi può darsi che sia lo Zinete dell'Aire, vediamo poi come li presenteranno i nostri amici Ginetti. Dopodiché c'è un Mecha Wolf contro Extreme Tiger o Mecha Wolf, come volete, e poi direi basta, da quello che ho capito direi basta, forse un altro incontro ma non si capisce bene, quindi non si capisce bene. Go, Tiger! E questo è tutto per questo show qua, mentre c'è il ritorno di Averno nel SML contro Misty. Mistico, cioè gli stanno mandando contro la qualunque da quando è tornato, sì, sì. Il Mistico perché, originale. Ma perché c'è Ultimo Guerriero che in teoria prima o poi dovranno affrontarsi. Sì, cioè, questo sì, se riescono a farlo questo cazzo di match. Tra l'altro dovrebbe essere, tra l'altro una lucha de apuesta dovrebbe essere. Sono qui se lo stanno minacciando, porca miseria. Ma perché c'è Ultimo Guerriero che si sta facendo le prove con i capelli corti? Tutti i tagli sta provando. Però cioè, vedi Juvia che li smette a posto da dietro, ma così come mi stanno? Quanto sarebbe bello però che perda la maschera subito così pronti via senza senso, perché tanto va contro Ultimo Guerriero, quindi perdi. No, dai, siamo sinceri, Ultimo Guerriero, quello che vuoi, ma quando bisogna fare il bene del CMLL, ha anche perso il titolo, quindi... Sì, però io vorrei ricordarvi che se Mistico perde la maschera, si rimette quella di Caristico, quindi a posto. Si toglie quella di Mistico, c'è quella di Sincara. Sotto c'è quella di Caristico. No, c'è quella di Sincara proprio. Di Sincara. E poi infatti lui non si può togliere la maschera perché se no muore Sincara sotto, quindi una butti per respirare. Vi ricordate che Sansone era campione dei pesi medi della... No, è vero. Quadrero. No, hanno deciso finalmente di mettere in palio il titolo. dopo 4 mesi che era vacante. Più tardi che mai, va bene loro, signori. Loro durante gli show continuavano a convocare Quadrero e si chiedevano come mai... Facciamo un attimo E allora... Facciamo un attimo di notizia. Questi praticamente sono i finalisti di un torneo che si svolge, che si è già svolto, ma noi lo vedremo che si svolgerà. Sì. Abbiamo sempre una linea temporale che nemmanco Tenet ce l'aveva. È il multiverso. Il CMLL il verso. Il CMLL il senso. Comunque mi piace pensare che la donna delle pulizie, pulendo lo spogliatoio del CMLL, abbia trovato sta cintura. E questa di chi è? No, di chi è questa qui? Allora facciamo un terreno. Questo qua dopo posso fare un momento nostalgia? Vai. Sì, Fabri, te la ricordi la pubblicità, quella lì, Progresso, delle 5.000 lire, del professore che entrava in classe e faceva di queste, di chi sono? Sì. Ecco, perché... è un discorso, è arrivato l'Ultimo Guerriero, ha fatto questa di chi è? sono troppo giovane per capire la reference, chiedo schiuma. E sì, mentre il 5 dicembre, ovvero ieri, vai Enrico, leggilo a te. Taurus versus Bandido il 5 dicembre all'evento nominato Scuretta Navidad. Mi piace perché va urlato Scuretta Navidad, è bellissimo. Scuretta Navidad è tanta roba, mi piace che bello.
direi che farò una canzone di Natale che si chiama Scuretta Navidad. Sì, tra l'altro Scuretta Navidad, prospero anno e felicità, certo, come no. Quindi il Luvia Purpura è finito, ma visto che siamo dovuti partire di botto con la sigla del Luvia Purpura, attenzione, amici, amiche, come mai non si vede bene? Non si vedono bene i nomi. Ecco perché. È perché non hai messo il banner rotante. E sciocchino. Subcomandante flematico. Dall'altra parte, non sono più abituato. Io di solito sto da quella parte. Subcomandante perché il comandante è il popolo messicano, ricordiamolo. Sempre. Esatto. Domingo El Gafas Hernández. Grazie a Fabrizio. Hola. Hola Fabrizio, gracias. In realtà, chiedo. Gracias a ti. E il Santidad. Che volevo scrivere un altro nome, ma mi è stato, diciamo, vietato. No, non serve. E Fabrizio il professionale incantato de scandalo. Incantato. Incantato de conoscerte. Però vogliamo agevolare la foto del subcomandante. Edo. Però non hai detto Ola Fabrizio Gracias. Ho detto Gracias Fabrizio Ola e poi Ola Fabrizio Gracias. Mi sono confuso un attimo. Mi è emozionato. Mi avete preso così. Secondo voi finiamo con il Luvia Purpura? No, no, però io prima della settimana. Vai pure, vai. Vai Edo, vai, parla prima, parla. No, dicevo, volevo agevolare la foto del subcomandante, ma ce la teniamo per dopo. Sì, perché prima parliamo del cirido della settimana, perché allora, nel tweet of the week, che andrà in onda in quella di questa settimana, circa, Rob, quando è il tweet of the week? Quando... Ormai i neuroni pum pum stanno partendo. Boom boom, balla de cañón, balla de cañón. Boom, boom. Allora, ci sarà. Vabbè, sono cose che cadono. Dovete guardare il tweet of the week perché. Un attimino di raccoglimento in preghiera per i nostri fratelli caduti. Guardate il tweet of the week perché dovete stare attenti a qualcosa che succederà, perché ci potrà essere una sorpresa. Ricchi premi e cotillon? Ricchi premi e cotillon, signori. Si parla di ricchi premi e cotillon, ma dovete molto stare attenti quando dovete ascoltate. Stare molta attenzione. Dovete stare molta attenzione. Noi vi diciamo solamente Ugo De Lucia. Non diciamo niente. Dillo ancora? Ugo De Lucia. Non Ugo, De Lucia. Ugo De Lucia. Ugo De Lucia. A posto. E questa... E questa è tutto. Comunque rimanete sintonizzati sul canale YouTube di AW Italian Podcast questa settimana, più o meno, circa. Vabbè, la prossima puntata. Fabri, non piangere però, ti prego, non piangere, Fabrizio. Che poi se no piango anch'io, è un casino qua. Grazie, okay. Se inizia a piangere, una palle di lacrime proprio. La bottiglia l'hai presa per raccogliere le lacrime per non far vedere che piange. Piange quel giorno il San di Natale. Allora, quindi la foto ce l'abbiamo da far vedere, da mostrare. Militare. Io ho già dato, le ho raccolte qua prima. Aspetta, come in quella canzone di Elio che dice che la tristezza si misura in litri di lacrime, ecco, questi non sono 13 litri, però
Non ero triste 13 litri, ma un po'. Un po' sì. Un po'. Metti te la foto, Leo? Non posso. Lo metto io? Vai. Metto io e adesso partiremo con calma. Partiamo con... Poi anche con Triple Mania. Regia! Il ritmo del qualcuno cercare. Stavate parlando di me? No, però va bene. Mi sei perso due minuti di delirio, mi spiace. Sì. È stato un attimo così. Si è persa la miglior parte della trasmissione da quando abbiamo iniziato, oserei dire quasi. Ma perché è che non siamo molto attenti a delle cose, cioè. Ma si sa, in Messico vige la legge del persapochismo e noi ci adeguiamo. Noi perché amiamo il Messico? Proprio per questo motivo. Io giuro che vorrei sapere l'inno messicano, perché è stato un momento bellissimo. E io mi dispiace, ma io ho fatto veramente con la faccia di merda. Non ti si nota nemmeno perché sei a mezza faccia, quindi meno male. Io ci tengo soltanto a dire che qui è nato il subcomandante flematico ed è stato un momento meraviglioso. Ho deciso che abbraccerò le sorti del povero popolo messicano oppresso e andrò per il mondo. Ma adesso è arrivato il momento di parlare del pay-per-view. Spieghiamo anche il significato di questa foto, dato che iniziamo a parlare del pay-per-view. Esatto. Il significato di questa foto è perché all'inizio c'è stata una parata dei militari messicani, di fatto, della... Sì. E quello era, e con la tromba più stonata che io abbia mai sentito, e di trombe stonate ne ho sentite parecchie, con un suonatore di tromba che, mamma mia, anche a chi non piace sentire suonare la tromba, prendetevi quei 5 minuti quando sono stati, un po' di più, melodia pura. Due cose, se lo tenga quasi, Due cose di sentire suonare un violino. Due cose mi sono piaciute, cioè la marcia trionfale dell'esercito messicano che entra con tanto di banda, ma che non suona l'inno messicano perché è registrato, e il comandante capo musicale, non lo so come si chiama, in Messico, con la tromba che faceva i trick con la tromba. Allora, immaginatevi che questa fosse la tromba era leggermente più grande, perché non era una tromba di dimensioni normali, era una trombetta. Però immaginatevi che questa fosse la tromba, c'era il comandante o quello che era che faceva queste cose. E poi c'è stato Bamboleo dei Gypsy King, invece c'era l'inno. In realtà ci volevano accompagnare per Iuvia Purpura. Sì, esatto. E lo scopo era quello, ma noi gli abbiamo detto no, andate avanti con l'inno, e era lì che... Se sono confuso, hanno sbagliato spartito, dai. Succede anche ai migliori. E Enrico e tutti noi ci siamo alzati in piedi, perché era doveroso. Sì, comunque, ormai noi siamo messicani dentro, quindi sì, non si pone il problema, ma il pay-per-view parte e facciamo partire quello che non l'ha visto con noi, con... La Toxica. Sì, grandissime! che risata da villain child. Sì. Allora, innanzitutto, la gioia di sapere che su Fight avevano aggiunto due match, e tra questi due match c'era anche questo della Toxicas. Mi riempito di gioia, assolutamente. Posso dire un'altra cosa che sicuramente ha riempito di gioia te, come ha riempito di gioia me, e mi ha fatto fare come hai fatto la non inclusione dell'incontro Marvel.
Sì, assolutamente, guarda. Qualcosa mi dice allora, che ce lo gusteremo con la prossima puntata della AAA. Sì. Però sì, io l'ho messo, perché c'è cioè, il risultato e l'ho messo, è risultato. Ah, tanto ok, spoileraccio così? Sì, sì, spoileraccio. Va bene. Non interessa. Comunque, insomma, praticamente annunciato questo trios match a tutto al femminile, a inizio pay per view si è venuto subito a sapere che praticamente comincia il match, no? Entrano le Lux Toxicas, entrano Shani, Fabio Paci e Sexy Star, e poi una certa inizia a vedere gente che arriva dallo stage. Io ho detto, vabbè, il classico pressappochismo messicano, e invece non gliene frega un cazzo. E invece no. Perché la voce sapiente di Ugo Salinovic mi ha informato che è una lucha con Legnadores. Esatto. Quindi, Timber Match, scusate, Lumberjack Match in poche parole. Timberland Match. Sì, Timberland Match, sì. Timberland. Si sentono dietro i cori. Timbaland, esatto. Che all'epoca se compravi le Lumberjack eri un tamarro perché erano le Timberland erano da prendere. Perché se compri le Timberland invece sei no, a posto, no, però no, vabbè. No. Praticamente niente, arrivano queste i Legnadores, tra cui... Con le cinghie. Ma praticamente col frustino. Sì. Cioè, con le cinghie, quelle lì da bondage, presumo gliel'abbia prestate latigo a tutti quanti abbia fornito. Sì, no, se fosse davvero un incontro del Legnadores avrebbero dovuto avere come minimo le seghe, invece sì, no, con le cinghie, sì, con esatto, frustini. Con questi frustini. Sono stato molto deluso. Latex, di latex. Un po' approssimativi. Praticamente, beh, classico. Insomma, tra cui, diciamo, tra i Legnadores spiccavano Octagon Junior e Eligo del Vigliano III, oppure... Vigliano III Junior. Solo Vigliano III Junior, no? Perché Vigliano III sta insieme a Lella, perdonate, che, diciamo, praticamente poi dopo si azzuffano tra di loro, il resto era, diciamo, tutta compagnia che io ho fatto fatica a riconoscere. A parte di due delle imprese, c'era Mamba. Sì, Mamba che praticamente si è sempre presa brutto con l'Ligo del Tirantes, che è stato l'arbitro della situazione. Poi c'era la sosia dell'Estrellita, diciamo un'Estrellita un pochino in cortisone, ma perché no? No, calma. Insomma, via, altra gente che sicuramente poi sono stati riciclati nel match più avanti tra le imprese e lo Psycho Circus. Comunque, insomma, il match va avanti finché non viene buttato in mezzo ai Legnadores e l'Ico del Tirantes. Perché a dar man forte al team, diciamo, di Lady Shani, Fabia Pace e Sex Star è arrivato il Papa Diedo. Sì, mio nonché, padre, Tirante nonché, senior. Esatto, Fernando Landa, senior. Sinti, che però... No, Reyes no, Landa. Sì, ah, Reyes Landa, perdona. Fernando Elijo è mio fratello. Però Sin Tirantes. Quindi senza le bretelle, ma con la cintura. E quindi diciamo qua c'è il primo plot twist. Allora, se c'è un mod in chat, mi banni questo account, questo utente Draco_WA che ha osato parlare male di mio fratello. Per favore, se c'è un mod in chat, fate piazza pulita. Grazie. Abbiamo il Tirantes che si è tolto praticamente la cintura dei pantaloni, tant'è che si tirava sui pantaloni ogni due per tre, poverino, perché non gli stavano su. Buttano fuori l'Ico del Tirante. Perché lui è snello. Sì, lui è un figurino, c'è poco da dire. Sì. Buttano fuori l'Ico del Tirantes in pasto ai Legnadores, cappeggiati dal Tirantes senior, tutti a menarlo, va via il Tirantes che se ne va, diciamo, nel backstage, e quindi si rimane senza arbitro? No! Perché il Tirantes senior prende in mano la situazione. Da bravo arbitro professionista qual è? Un ottimo arbitro professionista, sempre, dà ritmo al match, comunque non perde colpi,
Professionistas. Professionistra. Ma ricordiamo, però, oserei dire un ritmo un po' flemmatico, però va bene. Esatto. Allora, il ritmo è vecchia scuola. Sì, 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 ma va bene così, cioè babbo non gli si può dire nulla. Esatto. Oserei far notare un dettaglio: appena salito sul ring si è levato la cintura e l'ha sbandierata come se fosse, non lo so, sì, una catena. Sì, come per dire, guarda che prima o poi ti prendo, figlio, esatto, del genere. Esattamente. Finché, diciamo, praticamente non viene distratto. Le cinghiate che non gli ha dato quando era bambino. Esatto, quelle che non gli ha dato bambino. Se le prende tutte ora con gli interessi. Roba, esatto, che ne prende una da lui e una dal muro. Perché è un uomo d'altri tempi, lui. Eh sì. E quindi, esatto, ancora le care vecchie cinghiate. Le care vecchie cinghiate. Finché praticamente il tirante senior non viene, diciamo, distratto, rientra il ligo del tirante, scaccia fuori il padre. Se non sbaglio, Flammer dovrebbe aver fatto, diciamo, la sua mossa nei confronti di, non mi ricordo chi è, Sexy Star, giusto? Conto leggerissimamente veloce del ligo del Tirantes per il 3 vincere. Letteralmente questo. È stato proprio questo. Sì, 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 sì. E invece è finito, diciamo, con la vittoria delle Las Toxicas. Per la mia gioia. Non hai detto la cosa principale. Hai notato, prego, questo cambio di look di mia moglie? Che aveva questo capello un po' più riccio. Il capello boccolato? Un po' leonessa, cioè un po' da... Ah, sì, sì, sì. Beh, ma l'ho fatto per te, l'ho visto proprio chiaramente quando è entrata, è salita, diciamo, sul paletto, ha fatto questo e può far brissi. Sì, sì. E poi ha fatto così con i capelli. Sì. Io ho preso un appuntino qui che abbiamo avuto qua, tranquillamente, lo spot of the night, quando praticamente Flammer ha messo all'angolo Sexy Star gioia. Non abbiamo ancora detto una cosa e non la diciamo, ma la facciamo intendere di Sexy Star. Ma che bella rana, però. Sì. O Sexy Star, o Sexy Star, o Sexy Star. Così io lo dico tanto per... Grande Jacopo. Ciao Jacopo. Lui ha tre cognomi. Io vorrei ricordarvi, però, Sexy Star. Sì. Se ne intende con Puma King, giusto? Sì. Attento come parli. Attento parla. Come si dice, l'hai fermato, Enrico. Quindi comodato d'uso. Come la parola d'ordine. Come si diceva un tempo, si parla con Puma King. Si parla con Puma King, esatto. Si parla. Hanno fatto delle passeggiate ogni tanto. Sì, sì, sì. Sì, sì. E voi due qua sotto avete qualcosa da dire sull'incontro? Io sul post-match. Vai. Sì. Ok, vai. C'è stato di nuovo un confronto tra la dinastia Landa, tra la dinastia Tirantes, oserei dire, in cui l'ico del Tirantes ha detto: ah, vedi, e io qua faccio il bello e il cattivo tempo e tu non mi puoi dire un cazzo. E invece l'ico del Tirantes ha detto di nuovo: sei una vergogna di uomo, fai schifo, ti odio. Sì, chiedo scusa, mio padre ha detto: sì, sei una vergogna di essere umano, fai schifo, troverò il modo di fartele pagare tutte. E poi è andata ad abbracciare nostra sorella, a questo punto, Fabia Pasch, dicendole: tu per me sei come una figlia, sei una principessa, sei una donna, e per questo motivo quello là non ti deve toccare neanche con un fiore. Quindi la rivalità si accende, attenzione che stiamo arrancando piano ricordando piano. Ricordando che era amico di suo padre.
ovviamente, sì. Grana Pash, che ce lo ricorda, sì, sempre il Titantron di Fabi con col Santino dietro. Sì. Niente, sì, adesso vediamo come si sviluppa il tutto, perché le fasi post Triple Mania Rechia saranno cruciali. Poi ora non c'è più nemmeno la Hira, quindi... Sì. Sì, io ho l'unica cosa che posso... No, vai. Io prendo le distanze dal commento di Cliff. Assolutamente, a noi la violenza non piace. No. Lasciamo nel ring. Esatto. No, dicevo, la prossima settimana... Al limite però... con i vassoi, dato che siamo, esatto, in AAA. Con la bandetta. La prossima, esatto, settimana Canal Space farà vedere una parte di Triple Mania Reggia, 3 o 4 incontri, bisogna vedere, tra cui l'incontro Marvel. Quindi gli show effettivi della AAA cominciano tra 2 settimane. Il nuovo, diciamo, verrebbe da dire, il nuovo giro, sì, vedremo come li gestiranno. Le nuove, comunque, non so, nemmeno dovrebbero essere tappings, credo che li registrino, però ci vediamo. Sì. Può essere. Ma dovrebbero fare due puntate, se non sbaglio. Sì. Una, perché una in teoria è già andata in onda. Ah, ok. La prima, cioè la seconda, nonché prima parte di Triple Mania, okay, dovrebbe essere già andata in onda. Settimana prossima dovrebbe esserci la prima, sì, nonché seconda parte. Però è stato molto lungo, quindi non mi stupirei se facessero addirittura 3 parti. Non credo. Però. Potrebbe essere, potrebbe anche essere. Perché noi abbiamo visto, cioè, sicuramente la taglieranno, diciamo. Noi l'abbiamo visto tutto, l'unico mancava Marvel. L'incontro Marvel, ma a questo peccato, punto... che peccato. Allora però prima di dire cos'è successo andiamo subito, ci togliamo il dente, sì. No. La Hyena Americana e il Gran Masso hanno sconfitto Venenoide e Gagnoso. No, è un momento molto triste, molto brutto, perché con questa cosa che il bene trionfa, il bene no. No. È ingannoso, ha perso. Basta, io non posso riprendermi, allora, da questa notizia, signori. La prossima, buonanotte, settimana cercheremo di scoprire come... come l'ingannoso è riuscito a fare qualche suo trucchetto, perché è impossibile che perda l'ingannoso, è impossibile. È impossibile, invece sì, prima gliel'aveva detto che prima o poi, caro mio, le pagherai tutte, e gliel'ha fatte pagare. Poi, a suon di schiaffoni. Dovremmo anche scoprire chi si è celato dentro queste 4 maschere. Sì. Vedremo. Comunque è finita così, il bene ha trionfato, i buoni hanno vinto, un po' come nella vita che il bene trionfa sempre, cioè non veramente... Un attimo che ti ci è lento! è voluto fare il coglione. ma cos'è successo? Finalmente primo momento boom boom della serata. Sì. Sì. Taia. Taia regressa. Regressa in Triple A. Allora, partiamo dall'antefatto. Poche ore prima Taia aveva scritto che le era scaduta la clausola rescissoria, al che io su Twitter con Ugo De Lucia le ho scritto: quindi sarai la compagna di tag di Laredo Kid? Non mi ha risposto. Ma perché non mi ha risposto? Perché in realtà lei aveva registrato il suo ritorno in AAA, sfidando ampiamente... Certo. Vittor Donna Purazzo, che lei si vuole riprendere quello che le appartiene. Sì. Cliff, vatti a vedere le registrazioni, perché ho sempre detto che Taia sarebbe tornata in AAA. Poi, sì, in America non lo so, AAA sempre detto. Lei ci ha lasciato AAA, lei e suo marito, vedremo anche lui, fidati, vedremo anche lui. Ma, posso dire una robettina? Poi dopo, magari, diciamo, più che altro è per Edo quello che sto per dire. Se non sbaglio, Savinovic aveva paroline al veleno per l'altra impresa dello Stati Uniti per questo discorso qui. Savinovic, quello che dice bisogna prenderlo sempre un po' con le pinze, soprattutto quando parla dell'altra impresa degli Stati Uniti, perché Savinovic nei loro confronti, se mi passate il termine, è un gran leccaculo.
perché sì, cioè, lui è conosciuto per quello, fondamentalmente. Ci ha lavorato una vita. Ci ha lavorato una vita e secondo me a lui non dispiacerebbe nemmeno tornarci. In realtà è... Però sappiamo bene anche come Savinovic sia non proprio la persona più attendibile del mondo. Quindi fa un po' buon viso a cattivo gioco sempre. Lo fa soprattutto per lo show. Lo fa soprattutto per lo show. Però io vi dico che ci piacciono, i piccini io vi dico andatevi a vedere gli ultimi post di Lucia Libre Online in cui dicono il momento in cui Jeff Hardy ha perso il controllo e ha lasciato la WWE. Spiegatemi dove l'avete letta questa cosa, perché non è proprio quello che è successo, però va bene, ci piacciono le views facili, quindi cioè è sempre quello che ha detto, che Killer Cross era un sicario al soldo della mafia, al soldo americana, dell'uomo del Giappone al soldo dell'uomo del Giappone, cioè ha rovinato l'amicizia con Killer Cross con questa affermazione. Killer Cross è incazzato tantissimo, tra l'altro. Killer Cross giustamente tra l'altro anche Killer Cross vorrebbe ritornare in AAA. Attenzione, schitarrata in testa Savinovic parte 2. Io voglio crederci, però con una chitarra vera e non con un prop. Parlando di Killer Cross, mi è tornato a sorridere anche Scarlett Bordeaux, che ha fatto rivedere la sua Canadian Destroyer. Che era, sì, lei sa lottare, però non l'hanno mai fatta vedere. Misteri che non... Però, secondo me, anche Taia, vedremo Johnny Mundo, Johnny Impact, come si vorrà far chiamare, Johnny A! E vedremo, visto che c'è il trentennale, vedremo sicuramente anche Killer Cross e Scarlett Bordeaux. Abbiamo visto anche che pare che Sammy Guevara e Ty Conti siano interessati ai titoli di coppie miste. Sì, esatto, che Sammy Guevara faceva coppia con Scarlett Bordeaux invece in qualche... Sì, evento, esatto, sì. Sono stati anche campioni, se non sbaglio. Sammy Guevara è stato campione pesi leggeri. Ah, ok. Quindi... Crucero? Sì, Crucero. È leggermente diverso dal peso leggero. Ah, scusa, vabbè. È cruiserweight, ma in Messico è inteso leggermente in maniera diversa. Sì, è vero, era anche questo, giusto? È vero. Sì, infatti poi anche Cross ha detto no, ma io e Ugo siamo Savinovic, non si parlano più comunque. Sì, nell'incertezza Killer Cross gli ha tolto la parola, poi vediamo. Sì, come per dire alla prossima ti mando quelli veri. No. E, allora, al momento clou della serata lo metto dopo, perché in realtà è dopo per davvero, quindi stavo pensando, ma ho sbagliato io, sono andato troppo avanti. C'è stato dopodiché l'incontro 3 contro 3 contro 3, quindi un incontro a 9 praticamente, che doveva decretare i primi sfidanti ai titoli Trios che li stanno detenendo i Los Mercenarios. Attenzione, i Los Mercenarios sono composti da Rey Scorpion, Taurus e la Hiedra. Ricordatevi, e Viviano Tercero Junior pure. E Viviano Tercero Junior. Messa la Hiedra. La campionessa, anche se poi Viviano Tercero potrebbe partecipare al suo posto, però ricordatevi la Hiedra. Ora poi... Sì. Allora, c'è stato questo incontro, la nuova generazione Dinamita contro i Vipers e il Poder del Nord. Vince la nuova generazione Dinamita, che quindi dovrà sfidare Los Mercenarios quando non è stato ancora detto. Vedremo se uno show settimanale oppure se al prossimo pay-per-view. Ma Enrico, vai di questo incontro. Poi posso un attimo, prima che parli Enrico, introdurre velocissimamente uno degli highlights del match? Sì. Abismo che Star. Devi l'uomo torcia, fiamma. Sì. Poi Aerostar era andata leggermente peggio in realtà, però. Sì, di poco. Ma... Allora, mi sentite bene? Perché scatto un po'. Sì. Secondo me sta dicendo così perché è impreparato. Allora, mi sentite bene? No, prende tempo. Allora, 3 contro 3 contro 3, quindi vediamo... Sì, ieri la sapevi, Io la sa-
me l'ero ma letta, ho studiato e a casa la sapevo, l'ho studiato, l'ho letta. Ci tocca anche vedere che ci tocca anche vedere che Enrico ha scritto psicosis. Non l'ho scritto io, psicosis. Guarda che psicosis non è la prima volta che esce. Beh, comunque allora... Psicosis, direi. Psicologia. È un incontro che modestamente abbiamo letto abbastanza facilmente, già quando abbiamo dato le preview. Allora, nuova generazione dinamita che va a prendersi il match, doveva andare un po' così, diciamo, perché sappiamo che da parte loro volevano avere un bel pushetto e finalmente dopo qualche mese di... Sì? Ci siamo dimenticati una cosa prima di questo match che è successa, che poi si riallaccia anche al post-match. Lo diciamo dopo. Sì, 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 no, anche perché l'abbia fatto di proposito Fabrizio, l'ha detto. Ah, ok. L'ha detto, dice, questo lo salto, ne parliamo dopo. Ok, scusate, errore mio. Ok, allora, come dicevamo, la nuova generazione dinamita deve un pochino uscire dalla situazione un po' confusa tra trios in cui si è trovata praticamente in mezzo in una faida multipla, in cui appunto sono usciti anche i Vipers ultimamente, e ha dovuto scornare non poco per avere finalmente il push che volevano. Loro sono andati via dal SMLL, sono approdati in AAA per avere una bella parabola, diciamo, e finalmente sgomitando ce la stanno facendo. Il match è stato un pochino confusionario anche per quanto riguarda gli standard messicani. Abbiamo visto tanta confusione in ring in certe parti, parecchie bandecate, però in generale non è stato per niente malvagio. Come già avevamo letto, il pin finale se l'è preso il nostro buon vecchio... Era Abismo? Cacchio. Sì, Abismo. Sì. Si è preso il pin finale. Sapevamo che era già un po' la vittima sacrificale, perché forse l'altro era Ares, perché in mezzo a questi diciamo che erano i due un pochino meno importanti come status. Questo match qua più che altro è stato anche utile per andare a, come si dice, introdurre il nuovo elemento dei Vipers. Quindi, nonostante nonostante appunto abbiamo... Ah, ok, mi sono distratto. Nonostante appunto le abbiano prese, tra virgolette, è arrivato il nuovo Enforcer dopo il match. Il fatto che sto prendendo tempo tremendamente perché mi sfugge il nome e ce l'ho sulla punta della lingua. Vi prego. Cibernetico. È stato un momento agghiacciante in cui ero così cercando di leggere gli sguardi di voi che magari mi suggerivate con un labiale. Te l'ha scritto proprio. Ma è arrivato un secondino dopo quando ho fatto la faccia da panico. No, per fare la faccia da panico. Comunque, momento Undertaker, appena finito il match, quindi vanno via le luci e appare una motocicletta che accende il motore della motocicletta. 10 HP e arriva il signor cibernetico a cavallo di un Harley Davidson con un pop incredibile del pubblico pagante e Sick and Destroy che pompava, esatto, con sotto un momento altissimo e il pubblico parecchio invisibilio. Lui appunto prende il microfono e annuncia che viene a riprendersi quello che è suo, cioè la guida dello Vipers, quindi ne vedremo delle belle. Esatto. Ne vedremo delle belle.
si è avuto qualche difficoltà con la moto. Sì, è bellissimo il momento in cui gli hanno chiaramente aperto le file, dove, perché... no, gli hanno proprio chiaramente detto dove cazzo stai andando. Esatto, e lui comunque non è riuscito a fare inversione, allora hanno fatto spostare. Voi ve lo ricordate sulla scuola di polizia, sui cartoni animati, no? Che c'erano... Sì. Zed e Swishak che avevano la moto con le rotelle che gli si scendevano, sembra lo stesso genere di moto, uguale, cioè con le rotelle lui tutto. Però ragazzi, non è stato ritorno che non c'era la Iepe, sì. C'era la Iepe che è la pappagallina di Cibernetico, sì, è vero. Questo è stato molto triste. Non è stato l'unico colpo di scena, a parte il Rengatire della nuova generazione dinamita, che è pauroso, veramente spaziale, bellissimo. Io poi, quando sono fatti bene i costumi, io impazzisco, in questo caso sono impazzito. C'è stato anche un'altra ospitata, che anche qui ho la faccia da panico tremenda, perché non mi ricordo come cacchio si chiama. Arriviamo, Fabrizio. Sottolineiamo la spiar più lenta di sempre. Sì, ah sì, infatti, l'ero scritto apposta. Io ho delle considerazioni. No? Delle conoscenze. Sì, no, delle no. Contingenze, volevo, quasi. Sì, volevo un attimo fare un appuntino. Cioè, praticamente a quasi inizio match, Goya Kong fa uno splash dall'apron. Presumo che si sia staccata dall'apron un millimetro e mezzo, e non è che è caduta addosso alle persone. No, poi, era un Arn Anderson splash. No, sembrava un po', sembrava un po' di quelle cose a psicologia che ti fanno fare per la per sì, fidarti esatto, del sì. prossimo. Faccia avanti. Ma prendete sicuri? Boom! Poi un'altra robetta sul quale praticamente diciamo ha girato il match a favore della nuova generazione di Amida, Sanson, che si è preso 8500 bump questa volta, minchia, è stato messo praticamente sul tavolo con i neon, Psicosis ci ha messo 4 ore e mezzo a salire sul paletto, si è buttato, e Sanson non è che dice vabbè mi sono tolto all'ultimo, no, era sparito totalmente, cioè ho visto l'inquadratura dall'altra parte, hanno fatto il replay, non c'era più, no. E a posto solo c'era rimasto solo il neon, io rido come un deficiente. C'era il ceppo di legno al posto di Sanson. Il ceppo di neon. Ma perché Sanson ha detto... o mi infilo tutto il neon, proprio tutto dentro, ed esplodo col neon, o se no mi danno fastidio le schegge. E allora esatto. Cioè, è esploso Sanson, cioè, letteralmente. È sceso, ha riposato il neon, nel frattempo Psicosis arrancava sulla terza corda, poi si è tuffato, cioè, non c'era più. E Savino, ciao, all'ultimo momento! Ciao! Io volevo sottolineare un'altra cosa, questa volta durante l'entrata dei Vipers, ed è un elemento fondamentale che tornerà anche più avanti durante l'evento, cioè dopo che Abismo si è quasi 87° grado, ha riprovato a riaccendere il suo lanciafiamme, l'accendino non funzionava, quindi vedevi lui che spruzzava, che cercava di accendere, e non funzionava l'accendino. Calma, non è che non funziona, era fuori sincrono, schiacciava e l'accendino era su, toglieva il dito dalla bomboletta e schiacciava, così ha fatto, geniale. Una certa, bisogna un po' ricordare. Anche un momento che stava spruzzando e ha acceso, però non accendeva probabilmente perché era bagnato o qualcosa. Perché lui l'ha imparata in una maniera. E ha sbagliato un attimo il movimento, è andato in tilt, e allora cominciava. Esatto. Dopo era lo spavento di quando si è quasi bruciato. Perché lui gli ha detto: guarda, se fai prima spray e poi accendino, non ti bruci. E lui l'ha imparata così, ha fatto involontariamente il contrario, e basta.
però, però sì, attenzione a questa cosa dell'accendino perché tornerà dopo. Esatto, era lo stesso però, accendino. Esatto. All'inizio, sì, va bene, comprano uno per tutto lo show, che cazzo. Sì, certo. Cioè, lo diremo dopo, ma è andata chiaramente da, da all'inizio. Scusa, c'è da accendere. Esatto. All'inizio vi abbiamo detto, ve l'ho detto io, comunque, cioè, se volete fare i pignoli, sì. Ricordatevi Los Mercenarios con la Iedra, perché adesso esce fuori il momento gossip. Ve lo dico piano, eh. La Iedra e Sansón si parlano. Si parlano. Fanno dei... Da anni si parlano, e questo è il problema. Si parlano da anni. E fanno fine. Anni, si parlano da anni. Non vi posso stiamo fare... a spiegare perché queste storie messicane, ma si parlano da anni. Posso fare un momento storia? Sì. Non è la prima... Io praticamente oggi sono andato a vedere una cosa, perché mi ricordavo che c'era un lottatore di questi... insomma, di oggi, che è il nipote di LA Park, ok? Però non mi veniva in mente chi cazzo era, sono andato a ricercarlo, alla fine era Volador, insomma, tutt'altra roba di quello che pensavo io. Insomma, tra le cose, una cosa e l'altra, sono andato a vedere anche il discorso di Sian Caras, che è il papà di Sansón e il Quadrello, che è, tra i vari titoli che ha vinto, ne ha vinto uno, ne ha vinti due, scusate, due volte è stato campione di coppia nel CMLL, una volta con il fratello che sarebbe Mascara Agnos 2000. Maraca, ma sì. Esatto. L'altra volta sì. È stato campione di coppia, scusate, l'altra volta è stato campione di coppia con Sangre Chicana. Sì. Papà della Iedra. Della Iedra. E sì. Quindi qua i corsi e ricorsi storici. Suo attuale sì, consuocero, sì. Suo attuale consuocero. Esatto, perché Sansón ha un podcast e l'ha invitato due settimane. Ma ricordiamo tra l'altro che Sian Caras ha venduto i diritti del suo personaggio, sì. Ed è per questo che la nuova generazione di Dinamita non sono tipo Sian Caras Junior e l'hijo de Sin Cara. Esatto. È il sobrino de Sian Caras. Esatto. Ma esatto. Adesso però è giunto il momento di parlare del momento, non so se definire più bello, fantastico perché... allora bellissimo. Abbiamo parlato in questo caso del Podere del Nord, e abbiamo parlato di Goya Kong in particolare. Sì, sì. Goya Kong è stata protagonista assoluta, e ora andremo. Ah, aspetta. Ci siamo mangiati una roba? No, c'è una cosina che ci siamo. Io dicevo fantastico, bellissimo. Sì. No, sì, allora, una certa leggenda prima che... che è tornata questo. Sul ma era lì no ma sì cibernetico abbiamo messo sì però c'è stato qualcosa no. Dopo. No mi ricordo male anch'io leggi tra le righe che... è vero non ho messo il nome no ragazzi però è dopo quello anch'io mi stavo confondendo dopo, perché poi sono tornati sul ring più tardi È nel pre-main event. È nel pre-main event. È vero. Io dicevo un'altra roba. Diciamo, fa sempre parte del pay-per-view, sì? No? La maionese, no. Quella è la roba di Fabrizio, giustamente. Che è la roba migliore. Io dicevo che si è presentato sul ring Conan. Sì. Sì. Conan. Allora, che è stato il ritorno di Cibernetico è stato costruito benissimo, perché allora è stato, diciamo, annunciato prima, cioè annunciato, no, il discorso della moda, diciamo, è stato fatto prima del match e la spear più lenta del mondo l'ha fatta dopo il match, ok? Quindi dove si è ripreso il comando dei Ghost Vipers. Il punto qual è? Il punto è che praticamente è stato annunciato l'arrivo di Conan sul ring e la regia messicana ha inquadrato il cibernetico sulla moto. Sì. Ha inquadrato più che altro un faro della moto. Non aveva esatto. Era palese che era il cibernetico, cioè proprio lo, se riconosceva lontano comunque. Io pensavo fosse l'American Badass.
Ah, ok. Arriva Conan, un po' di dileggio da parte del pubblico, Conan dicendo: io non sono un gordo, io sono sabroso. E quando ha detto così, ah, è stile di vita, ragazzi. Comunque, sì. Secondo me hai pensato più... Per farla breve... Secondo me hai pensato una persona a te cara. Quando ha detto così. Sì. A te sien caras. Giulio. Dicevo... No, la cosa che comunque, insomma, ha detto il solito discorso col pubblico, comunque ha detto chiunque vincerà il main event andrà contro Kenny Omega quando tornerà. Comunque, Leo, ti volevo dire una cosa che mi sono dimenticata di dirtela. Me l'ha fatto notare nuovamente ieri Enrico e ci siamo dimenticati quando hai visto Goya Kong fare comunque la splash. Bellissima. Goya, te hai presente la faccia di Goya Kong? Hai presente Goya Kong, vero? Ce l'hai presente? Ecco, Leo, scusa, ma io piango. La capirai, è identica e possiamo anche andare avanti. Dove? No, dico io piango, Leo, no, Goya Kong. È bruttissimo, non so come farci. È un po' monodimensionale sta cosa da capire, Leo. Te l'ho appena detto. Già scritto. Goya Kong è identico. Vedremo. Vi faccio sapere. Ma a proposito di Goya Kong. Ah, grande! Sì. Amici, compagni, soprattutto compagni, Mayo Dip, Tres Caídas, al gusto di cipolla, erba e parmigiano e mais tostato. Eschite. Erba e parmigiano è il mio preferito. Erba e parmigiano. Definite erba. E definite anche parmigiano. Comunque. Sì. E niente, è molto... Allora, noi abbiamo visto... Con Goya Kong testimonial, molto presa dalla situazione. Molto presa Goya Kong, perché noi siamo andati a scavare perché Goya Kong fosse così presa. Quando lei aveva quel barattolo in mano, che quel barattolo è finito in un nanosecondo, perché... Perché questa maionese è talmente tanto buona che la potete mangiare anche a colazione. Col tè. Direttamente dentro il tè. Al posto dello zucchero. Nel tè proprio. Per esperienza personale vi dico, quella erba e parmigiano nel tè è la migliore. Sì. Ricordiamo che... È la morte sua. Senso, è anche la morte di chi la prova. Cioè, sì, esatto, la morte di chi muore. Ricordiamo che in spagnolo, se le volete cercare su Amazon, il gusto cipolla è cebolla, mais tostato è esquites, erba e parmigiano, esquites, erba e parmigiano è grana pash. Bellissima grana pace. Oh, schifo, guarda, ti salva solo l'immagine con la foto del cane, sono sincero. Immaginati il cane che ti dice questa cosa, grana pace. C'è sta il meme, quello lì che faceva il cane che faceva le battute. esatto. Allora, comunque, finiti questi momenti di pubblicità, di qualsiasi cosa, comunque il momento più bello dello show, parte effettivamente il vero Triple Mania Regna, perché abbiamo scoperto che tutto questo era il kick-off, era il pre-show, chiamatelo come volete. Sì. Era... Cassara. Era praticamente... è la cosa più bella che ci sia, era la cosa più bella che ci sia. Sì. Era praticamente antes el pay-per-view. Antes el pay-per-view. E quindi... El compra dentro. È vero. E... Primo incontro... El patada pagada.
primo incontro è stato questo. La impresa, Pumachim, Damantasul e Samadonis contro Psycho Circus. Che non sono stati, sì, lo sappiamo, calma. Dave the Clown, Murder Clown, c'è stato Monster Clown? No, perché poverino al Covid, al suo posto sì. C'era quel bel omino di Chessman. Posso dire una cosa e poi dopo andate voi? Sì. Allora, io sì. Non sapevo il discorso dell'assenza di Monster Clown, ok? Mm-hmm. Quindi mi aspettavo lo Psycho Circus. Quindi sì. Mi aspettavo anche la team dello Psycho Circus. Certo. Non c'è stata. No. Ha detto, che palle, entrano divisi. E già ho fatto il brungio come i bimbi piccoli. Hai fatto brungio. Poi non ho visto Monster Clown, ho visto Chessman. E la situazione è peggiorata. Monster Clown però l'abbiamo visto nella maschera di Dave, dai. Monster Clown, sì, Dave, perché Clown. Metà era la maschera di Dave e metà era la sua solita, bella. Bellissima. Per far capire che è debole tanto quanto Monster Clown. Esatto. Talmente debole che si è preso il Covid, Monster, infatti. Esatto. E poi sì, comunque... sì, in Messico se sei un uomo non te lo prendi il Covid. Esatto. Dave the Clown, tra l'altro, non avevo ancora finito di elogiarlo per il bel incontro che aveva fatto in AAA. Nelle puntate settimanali ha fatto una prestazione mediocre. Ma sai, infatti, che tutto il match io ho risentito la tua voce che dice: Dave the Clown ha fatto un bel match. Dave the Clown ha fatto un bel match. Io. Invece, stavolta, appunto... ma c'era Chessman. C'era Chessman, che infatti, da un po' vero qual è, lui è andato ad abbracciare tutti quando è entrato. Sì, beh, lui è un uomo vero, non si prende niente. E l'assassino della Luna Roja. E tra l'altro il momento clou dell'incontro è stato a fine incontro, e poi lo diremo. Perché finisce? No, di Samadonis. Bellissimo. Prende il moonsault, aspetta che ce l'ho tra le cose appuntate. No, ma lui si è preso, lui comunque lì ha subito riso e su Twitter si sta prendendo per il culo, per questo errore. Sì, sì. Ma meglio che sia andata così, l'ho presa, l'ho uccisa. Ah, è vero. Quando praticamente Adonis ha fatto il moonsault prete sul pavimento, niente. Ma è meglio che sia andata così, perché cadendo sulla barella si sarebbe fatto molto più male. Però Savinovic ha detto che ha preso la caviglia, e quindi sì. Ma Savinovic ha detto movimento fantastico, l'ha preso in pieno, grandissimo. È diverso, cioè Savinovic è stato preso talmente bene che Chessman è risalito sulla barella, salto mortale, brutale, ha detto Savinovic. Ma il moonsault da vedere è stato un gesto atletico della Madonna, però, cioè, peccato che la barella era posizionata tipo a Caltanissetta, sì, lui era a Monterrey, infatti. Esatto. Che dire di questo incontro? Che purtroppo Puma King, Diamante Azul e Samadonis hanno patito della lentezza degli altri tre. Sì. Erano proprio due marce completamente diverse, si sono ancora tenuti e hanno fatto lo stesso un discreto incontro Puma King, Mantasul e gli altri hanno fatto, sì, esattamente, però... anche comunque hanno tenuto Chessman ha preso due bande. Non ho capito il finale, io non mi ricordo nemmeno proprio il finale, onestamente. Allora, il finale praticamente è stato questo, no? Con i pagliacci che non erano più pagliacci, ma sono ritornati, diciamo, discepoli dell'impresa. E quindi si sono tolti la maschera, si sono tolti i cosi, hanno iniziato a picchiare, quanti erano? 9 contro 3? Allora, insieme a quello che avrebbe dovuto essere lo Psycho Circus, sono entrati una miriade di persone vestite da pagliacci baraldi, ma proprio... brutti. Ah, sì, è vero. Che facevano così. Esatto. In una sorta di C-Nation di pagliacci, ok? Sì. Questi dovevano aiutare... Bastava dire C-Nation. Esatto. accidenti, cosplay della Simulation. E anche questa prima lo sapeva, prima della trasmissione. Lo sapevo io.
E quindi sono entrati questi che la cosa destabilizzante è che effettivamente hanno aiutato durante il match i nostri picchiando l'impresa. Poi dal niente, ancora vestiti da pagliaccio, hanno iniziato a picchiare lo Psycho Circus, fino a che nel che cazzo sta succedendo in generale, finalmente dopo 20 minuti sono ricordati: oh raghi, dobbiamo cambiarci il costume, si sono tolti il costume da maschera. Esatto, e sotto avevano le magliette dell'impresa. Esatto. E quindi poi sono andati a interferire attivamente nel match. Se volete prendere la maglietta dell'impresa, andate sullo shop della AAA. Ah, ecco, no, scusate, ho detto una stupidaggine prima. Per $99 messicani, Esatto, sì. Minchia. Esatto, non infatti, sono tanti, quando... Saranno 30 euro su per giù, penso. Forse anche meno, sai. Costa meno di un pay-per-view della Federation Wrestling. Sì. Sì. Erano 140, erano quelli della Federation, mi pare. Cosa? Tra che sarà male? Le... Non prendete caffè per una settimana e via. Sì, più o meno sì, Tra le cose che mi sono rimaste impresse in questo match, che io ho scritto nei miei appunti, sì. Cioè, innanzitutto inizio match... Murder Clown con la 619 più brutta della storia, sì, ma cioè, veniva accompagnato ho quello che ci ha scritto Stefano prima. Come? Triple Mania Kubrick, ho appena realizzato e voglio uccidermi. Ah, vabbè, è bello che ci sei arrivato dopo. Sì. Ah, io... Bene. Ma sapete quanto sono? Ma io la compro, sono 4 euro costano, com'è possibile? Ma non le magliette costano più la spedizione, la dogana. E la dogana. Va bene, la dogana non è detto che la paghi, la spedizione saranno una decina di euro. Sì, ci sta. Io mi devo ancora fare coraggio per chiedere la maschera di bambino. Io sto aspettando te, Fabrizio. Ok, hai il via libera per scrivere qualcosa, due righe per sapere il prezzo. No, stavo aspettando che tu mi scrivevi qualcosa. Ah, ok. Così io altra roba che mi ha fatto, diciamo, irrigidire di questo match, prende sul finale, quando i pagliacci sono diventati ragazzi dell'impresa, hanno praticamente hanno preso il tavolo e l'hanno addobbato pronto per le fiamme. Ma niente fiamme, perché sì. L'aveva finita tutto Abismo prima. Esatto, cioè lì è Stiglita che doveva accendere il tavolo, è andata ad Abismo e gli ha detto c'è da accendere. Esatto, esattamente. La cosa Estreita parte attivissima dell'incontro. Cioè, l'ha fatto lei quasi l'incontro. Ha fatto tutto lei. Un incontro per comunque ricordiamo che per essere una c'era messicana. Comunque mio fratello Hijo del Tirantes come arbitro, quindi sì. È tutto concesso. Ah no, c'era Piero? Era Piero, perché in un momento in cui praticamente lo Psycho Circus è stato, diciamo, messo per terra da parte dell'impresa, l'impresa ha iniziato a fare non so se il creatore, se tutti e tre con i braccia alzate, e dietro Piero... È vero che c'era stato il racconto di due, è vero. Gesto... Me lo ricordo. È vero. E io, bravo Piero, fatti rispettare. Ricordiamolo, conoscitore delle arti culinarie, non solo di quelle lucistiche. Sì, assolutamente. E quindi, niente, l'incontro fu così, ma dove andiamo a parare adesso? Cosa ci ha regalato la card? Al sugo. La card, scusate, non ho messo... Ho lasciato versus e non ho messo button qua, scusate. Chiedo scooter, ma ho proprio sbagliato. Dragon Lee e Dralistico battono Laredo Kid e il Luchador sorpresa, che alla fine si è rivelato essere Willy Mack. Un tifatissimo Willy Mack. Tifatissimo. Soprattutto da Savinovic, direi. Ah, e lo sai che purtroppo una parte l'ho sentita in inglese, quindi non quella l'ho sentita in inglese. No, io quella parte l'ho sentita in spagnolo e Savinovic era... Cioè, gli ha detto di tutto. Mio fratello, il mio migliore amico, forza Willy, siamo con te.
Il piccolo Willy, solo, il piccolo Willy, il piccolo Willy anche Savinovic, che praticamente niente, non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai. C'è questa suspense che mi uccide. E sì, a me è venuta una sorta d'ansia impressionante. Sì, avete mica qualche ansiolitico? Ma questo continuerà in Ugo De Luce, episodio 26, lo sapremo cosa voleva dire. Restate, approfittiamo di questa cosa, perché fin dalla prima parte. Inizio della serie. Ugo De Lucia. Siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santo Sì. Ugo De Lucia. Non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh. Ugo De Lucia. Che? Ugo De Lucia. Ugo De Lucia. Dillo ancora. Ugo De Lucia. Ugo De Lucia. In effetti, seconda parte. Era andato dentro un'altra barzelletta. Una barzelletta quella. Dove ho un orologio, poi non la so mai, li devo imparare. Io allora, quindi vabbè, cominciamo noi, poi scopriremo cosa ci voleva dire Leonardo, forse. Sì. Quindi Dracoli idralistico sconfiggono la Redo Kid Willy Mac in quello che secondo me è stato un bel incontro. Piano piano si è cominciato a vedere. Sì. Cosa in più. Mi aspettavo meno da Dralistico, devo essere sincero, invece si è difeso bene. Ma io e Enrico abbiamo notato una cosa: Dragon Lee è meno muscoloso, o meglio, meno definito. Sì. Era un po' Giappone, era molto più, ma meno massa anche in generale. Era meno massa, piccolo. Sì, meno massa. Però è stato un ottimo. Siamo sicuri fosse Dragon Lee e non il piccolo, esatto. Willy? E che non fosse invece Dralistico e Dragon Lee fosse Dralistico? Ah sì, è potrebbe vero. Potrebbe essere. Perché poi avevano anche un ring attire che era schifosamente simile e a volte facevi fatica a distinguerli. Sì, anche perché sono per gli inserti oro della maschera di Dralistico. Aveva i pantaloni. Hanno la maschera praticamente identica, quasi, e però perlomeno uno con i pantaloni, l'altro. Con i pantaloncini. Leo, ti ricordi cosa stavi per dire oppure hai deciso? Sì, stavo per dire che praticamente il buon Savinovic ha detto che Willy Mac fa parte della stirpe dei lottatori stile Brazo de Plata. Sì. No, non ha detto quello. No, ha fatto quando ha fatto il balletto iniziale, sì, Willy Mac, sì. Ha detto: questo è un tributo che Willy Mac fa al grandissimo Super Porky, nonché Brasso de Plata era un attimino più serio di Super Porky. Ah, ok, perfetto. Poi erano la stessa persona, ma questo è un altro discorso. Sì, no, è perché io ho ricollegato due cose diverse. Cioè, ho ricollegato la stessa era persona, un omaggio, era un sì, tributo, sì, esatto, proprio. Esatto. E vabbè, niente, quindi questo è tutto quanto. Non so voi cosa avete detto, perché prete, no, avevamo detto che praticamente è stato tendenzialmente un bel incontro questo. Sì, si è visto che c'era. E la Redo Kid sugli scudi, come sempre. Sì, assolutamente. Secondo me ha chiesti tanti. È stato un match fatto bene, senza sbavature, quindi nemmeno tanto messicano. Se posso dire. È perché c'era Willy Mac che volevano farlo sentire a suo agio. Esatto. E Willy Mac è molto dentro. Anche Willy Mac è molto dentro il match. Io sia la parte comedy che quella lì lottata, comunque. Esatto. Io, come dicevo in live a Fabri, ho visto pochi incontri suoi abbastanza recenti, perché mi capitava ogni tanto di quando prendevo qualche pay per view e così, quindi pochi incontri suoi, quindi non avevo ben presente che tipo di lottatore fosse, però dentro un sacco, cioè è stato bravo, belli spot, e soprattutto, sai, per un atleta americano magari ti immagini che non sia abituatissimo ad avere i ritmi. Sì, è stato con la luce underground, lascia stare che poi anche gli altri consideriamo Messico, anche gli altri tre consideriamo Messico, Lucio Underground, sì. No,
però molti della AAA stavano nella Lucha Underground, quindi sì, diciamo si è riuscito a ritrovare sul ring con loro. Teniamo sempre presente che anche tutti gli altri tre, bene o male, in America hanno lavorato abbastanza e lavorano abbastanza. Però è stato allo stesso tempo un bel sia messicano che con qualche inserto USA un po'. La Redo Kid lavora, vabbè, registra i tappings, ma al momento lavora, diciamo, settimanalmente con Willie Mack, che sono a Impact tutte e due. Sì, esatto. Sì, ma anche lì, l'inizio con Realistico sul ring, che l'inizio del match è stato molto lucha libre tradizionale, cioè molto CMLL, come si dice in gergo, a ras della lona, quindi a raso terra, fondamentalmente la lona è il tappeto del ring, con tutte queste chiavi, questi scambi di sottomissioni, poi dopo hanno iniziato anche a volare un po', quindi vedi, mi ha fatto piacere perché ha un po' confermato quello che io mi auguravo, cioè che Realistico non confinato a fare praticamente quasi solo quello stile di lotta lì, possa effettivamente far vedere anche dell'altro, e c'è riuscito, secondo me c'è riuscito, e voglio vedere di più. Quindi buona la prima in AAA per Realistico, come dicono, secondo me sì, promosso. Perché, tra l'altro, a fine incontro Dragon Lee e Realistico tanto hanno sfidato i campioni di coppia, tipo in questo caso al momento quando hanno lottato loro erano gli FTR, vediamo poi come sarà andato l'incontro, quindi sfidato, ma soprattutto poi Dragon Lee si è rivolto verso la Redo Kid e lo ha sfidato apertamente con la Redo Kid, che ha accettato la sfida, tra l'altro, per il titolo Crucero. Sì. Non sappiamo quando, non sappiamo ora il prossimo pay-per-view, da quello che avevamo letto, se non sbaglio, è Rey de Reyes. Perché però ripartiamo dal giro. Quindi attenzione, perché ci sarà in palio anche la spada. Ci sarà in palio anche la spada, molto probabilmente, è vero. E qui no, quindi Dragon Lee doppia sfida, sia per i titoli di coppia che per il titolo Crucero, poi vedremo come li gestiranno, eccetera, però ovviamente si andrà avanti, però sicuramente vedremo un Laredo Kid contro Dragon Lee. E questo non è mai male. Sì. Assolutamente. No. Anzi. Comunque, vabbè, Dragon Lee comunque è un idolo, quindi già ci mancherebbe ancora. Ma poi si arriva al primo, sono stati soltanto due incontri titolati, quindi al primo dei due incontri titolati. Dove dobbiamo fare un pochettino di, mettere un pochettino a posto due cose. Allora, gli FTR hanno mantenuto le cinture contro Lucha Bros, ma prima dell'incontro, addirittura, forse era addirittura nel pre-show, se non sbagliamo, all'inizio dello show, comunque. All'inizio dello show c'è stato un segmento tra loro quattro, dove gli FTR si sono presi 7 miliardi di fischi, sono presi praticamente di tutto, e sembrava quasi che l'incontro stesse per iniziare, poi sono rientrati tutti dentro. Invece era si è arrivata alla sicurezza. Invece era proprio solamente una storyline, comunque era un segmento. E mentre prima dell'incontro gli FTR si sono presentati con Vicky Guerrero, Penta e Phoenix hanno insultato, più che gli FTR, hanno insultato proprio Vicky Guerrero, dicendo che lei comunque del Messico, tendenzialmente se ne batte i coglioni, perché lei di Guerrero ha soltanto il cognome. E basta. Ha detto, che la lucha libre fa schifo. Esatto. Sì. Hanno rapito Savinovic per fargli la parlatore. E poi, esatto, poi loro... Ci sono stati però momenti di tensione vera col pubblico che stava minacciando di uscire dalle barriere e con la sicurezza che appunto teneva le prime file, perché straordinario per la sicurezza. Ricordiamo che la security che era palesemente mio nonno. Ricordiamo che la storyline in Messico è sempre quella, è sempre sempre per il servizio. Grande. La storyline in Messico è sempre quel muro di cemento sottilissimo, e loro, quando hanno detto che il Messico fa schifo e la lucha libre fa schifo, stavano uscendo i ferri che entrano per la sicurezza e si sono limitati a lanciare qualsiasi oggetto lanciabile contro gli FTR. Delle clip bellissime, cose, cioè bottiglie, bicchieri di carta, quindi
quando è stato rapito Savinovic, no? E dice, ah, devi fare al traduttore. E adesso traduci questo. Adesso traduci quest'altro. E Savinovic che... Stanno dicendo loro, parole non loro, non mie. No, questo non si può. No, i miei dicevano, traduci questo. Lui è Suka. sì, totale. Quello era Daxarud. Sì. nell'incontro invece abbiamo notato una cosa. E che Phoenix molto probabilmente aveva dei leggerissimi problemi, perché si è visto all'inizio, si è visto nel finale, avrà fatto due minuti di incontro esagerato. Allora, nel finale si è visto quando ha passato la maschera a Penta. Esatto. Esatto. E Penta si è preso botte per i 10 minuti di incontro, quanto sono stati. Sì. 13 minuti. Era un ladder match. Sì, era un ladder match. Era un ladder. Quanti, scusi, eri? 13, dice Cage 13, Match. Vabbè. Sì, 12 minuti, e infatti dicevamo 10-15 perché noi sapevamo che erano 12 e mezzo. Era 12, la verità sta sempre nel mezzo, esatto. Sì. E, però, appunto, infatti, non è molto ingiudicabile questo incontro. Cioè, gli FTA si sono comportati benissimo, però è stato effettivamente un 2 contro 1. Sì. Allora, è ingiudicabile, però, è stato benissimo perché anche Penta. Sì. Ingiudicabile però no, perché al di là dei limiti del match, che sono grossi, perché purtroppo è un 2 contro 2, ma praticamente è stato 2 contro un 1 e quarto in pratica, a parte lo spot che ha fatto inizialmente sulle corde Phoenix, che è stato pauroso, poi non si è più visto perché Poraccio aveva i suoi problemi anche lui, nonostante questo loro... si è fatto male lì, ma lì ha fatto una... Si è soltanto buttato. Secondo me stava già male prima, oppure ha detto vediamo se me la vedo dentro, e poi dopo quel salto lì non si era più vista dentro. Può essere. No, anche perché è caduto perfettamente sopra loro. Cioè non c'è stato. Sì, però sì, magari no, se è possibile che avesse qualcosa già da prima. Sì. Esatto. Anche perché anche quando si sono presentati per il primo segmento non sembrava nemmeno stesse indossando l'attire. Aveva sì la maglia che copriva, per i pantaloni sembravano i pantaloni normali. Normali, sì. Forse era tra l'altro incerto anche quelli, fino all'ultimo. I pantaloni di Phoenix normali acquistabili dove li ha presi lui in un grande magazzino lì in Messico. E esatto, ci faremo dire. Comunque, come dicevo, anche quello, tutti, esatto, giudicabile e ingiudicabile, però no, ti dico, perché comunque la costruzione non è stata malvagia. Bravi gli FTR perché hanno fatto gli il veri, non tanto quelli classico no, sono riusciti a fare gli di una volta, esatto, gli che ci piacciono, sì, con le bandiere americane, sì, che sì, schifo sì, il sì. Messico, che prendevano a zero, sì, eccetera. Sì, però sono riusciti a dare 1-0, amico, sono riusciti ad andare un po' oltre senza essere uccisi, quindi è già un grande risultato. Oltre a essere portate a casa le cinture nuovamente, l'hanno comunque rischiata grossa. E però in realtà vuoi che c'era dentro Penta che ha fatto per due, è stato un buon match al di là di tutto. È stato anche molto bello vedere la spigliatezza con cui Vicky Guerrero parla in spagnolo. Ah sì, ha detto soltanto cagliate e stop. Sì. Credo che in spagnolo abbia detto soltanto Lucia Brosso, forse. No, ha detto anche Kayat ad un certo punto, che comunque Kayat è rivolto ad una persona singola e non a tante. È possibile. Dicevano che sicuramente ha avuto dei problemi, perché Phoenix non si è visto. Dicevano che non c'era nessun infortunio, però noi crediamo di sì alla fine, perché Phoenix non c'era. Esatto. Comunque io vorrei far notare che Vicky Guerrero, come il migliore dei Mister Fuji, ha portato alla vittoria il suo team sparando i sali a Penta mentre saliva la scala. Grande. Però sì, un po' concordo con Draco, se devo comunque dopo sincero. Aver visto, dato che sto vedendo Narcos Messico, non mi sembravano sali.
mi piace pensare che non... sei sempre un eterno romantico. No, ma se fosse stato così, Penta avrebbe salito sarebbe ancora più vero. Con un salto dal ring, cioè per prendere le cinture italiano, signori, l'italiano. L'italiano dell'avrebbe salito. Avrebbe preso il volo. Sì. Invece niente, buon match tutto sommato, anzi ripeto, sono un po' d'accordo con Draco, però allo stesso tempo non voglio essere troppo negativo, perché è palese che Phoenix abbia avuto dei problemi e comunque Penta ha dovuto lavorare per due e cosa ha fatto Penta? Cioè, perché cosa ha fatto Penta? Con Phoenix, buona parte del match l'ha gestita lui. Poi comunque è una cosa che si dice da tempo, ma si sa, questi due sono i più amati, Phoenix e Penta sono i più amati della AAA, cioè non loro stravedono, poi sanno anche ovviamente che in singolo sono fenomeni anche in singolo, quindi si vede chiaramente, quindi al pubblico della AAA basta vedere loro due, anche se uno dei due è infortunato, loro glieli presenti e non si pongono problemi. Sì, ma vedremo sicuramente un altro capitolo di questa storyline. Sì, perché non, di fatto non è finito. Dubito che i fratelli lì vadano a togliere il titolo agli FTR, penso di più ma che glielo tolgano di nuovo i Lucha Bros. Il fatto stesso che hanno dovuto mettere un ladder match, che l'ha messo, cioè nessuno... Non era stato annunciato come ladder match. Assolutamente è stato annunciato. Non è stato detto nemmeno pochi secondi praticamente prima della card. Lì c'è stato chiaramente un problema all'ultimo, che un ladder match te lo copre un problema, se no era veramente un 2-1 e Penta non dava i cambi mai a suo fratello. Cioè, quello era... Già l'ultima triple mania, quella lì l'anno scorso, dove praticamente c'era Penta, c'era Penta infortunato, però lì erano in tre, quindi diciamo hanno un pochino camuffato che Penta aveva praticamente fatto questo. Il ladder match è la migliore stipulazione, perché con la scala al centro te la cavi un po'. Phoenix abbiamo visto, cioè l'abbiamo visto solo all'inizio, poi in quello spot che è stato fatto già anche in AEW, gli FTR che legano Penta per la maschera alle corde, Penta si toglie la maschera, va a farli cadere dalle scale, poi ha fatto capolino Phoenix, gli ha lanciato la maschera al fratello ed è scappato di nuovo, non si è più visto Phoenix. E dopodiché si va al pre-main event, che però per il pubblico messicano questo era il vero main event. Questo era il vero main event, ovvero Cain Velasquez, il ritorno di Cain Velasquez, Psycho Clown, Psycho Loco, Psycho Clown, e Sin Pagliasso, Noi Fiesta, Papà Pagano. È il malandro 656. Esatto. Sconfiggono LA Park, Rey Scorpion e Taurus. Praticamente i Los Mercenarios con LA Park al posto della Hiedra. O di Villano Tercero Junior. O di Villano Tercero Junior. E allora, pubblico diviso tra LA Park e Cain Velasquez, anzi, più LA Park. Per niente più diviso. No, però Velasquez non è stato fischiato. Velasquez è stato fischiato, fischiato quando è entrato, ma dopo che è entrato LA Park. Poi insieme. Cioè, hanno fischiato Psycho Clown. Maschera di Velasquez, paurosa, io la voglio, l'ho detto, la voglio. Bellissimo. A proposito di Psycho Clown, a proposito di ingressi, quanto cazzo è tifato Psycho Clown lì dentro? Sì. Ed è stato fischiato perché c'era LA Park. Sì, assolutamente. Beh, l'ingresso con di Psycho Clown con i bambini, che bello, uno di quelli era il figlio. Esatto, il figlio. Poi presumo lo zio, poi gli altri potrebbero essere stati tutti i suoi figli, io non posso dire di no. Molto probabilmente sì. Non posso dire di no. È successo una piccola tragedia, perché il figlio si è mischiato insieme a quegli Psycho Clownini. Lui poi, dopo la serata, la maglia dell'impresa, anche lui si è trovato un certo Cristobal in macchina e non sapeva chi fosse. Era un bambino. Qual era il figlio, giusto? E vabbè,
Ma perciò c'è questo me lo devo. Sì, la maschera se l'è tolta solo quando sono arrivati a casa, quindi se la porta a casa quando... E tu chi cazzo sei? Al prossimo pay-per-view i piccoli Psycho Clown saranno tutti con la maglia. Esattamente. Però, sì. Arrivato in Lay Park, chiuso. Fine dei discorsi, quel pubblico. Tra l'altro in una forma strepitosa, mi sembrava, sì, sembrava di vedere proprio la parca, nemmeno Lay Park. Vedere la parca della WCW. La parcona. Della WCW. È un po' gordito, ma ci piace così. Latin Boiler. Latin Boiler. Esatto. Però, posso dire una roba? Dilla. Meglio di Chessman. Sì. Perché è stato sfruttato meglio. Ma caspita, beh, ma lui il suo lavoro sul ring lo sa ancora fare, nonostante comunque limiti... Gli evidenti limiti. No, vabbè, non ti sto dicendo che fa delle robe allucinanti, però bene o male come tiene il ring lo tiene meglio di Chessman, dai, parliamoci chiaro. Quello certo. Però, cioè, per come hanno fatto il match, secondo me, hanno praticamente costruito il match attorno ai Lee Park. Che è successo? Ah sì, bravo. Chiudi. Bravo, no, è giusto, è vero. Hai ragionissima. Però ecco. Scusate, scemo io. Ah, eccolo. Chiudi. Esattamente. E tanto anche Rey Scorpione così. Sì, guarda, fa brutto. È brutto anche lui. Che mi è piaciuto tantissimo. Allora, come dicevo nella scorsa puntata di Ugo De Lucia, andatevela a recuperare se non vi ricordate che cosa ho visto, che cosa ho detto. Anche Enrico se la va a recuperare perché non si ricorda. Non mi ricordo. La sapevo, però. L'ho letta stamattina prima di uscire. Sì. Ah, era passato. Allora, Cain Velasquez io non l'ho visto nel periodo WWE, quindi non avevo idea di come si comportasse su un ring di wrestling. A dire la verità... Poi, non essendo un super fan dell'MMA, io so chi è, bene o male, ma non ho mai visto grandi cose. Ho studiato questa settimana e ho effettivamente recuperato qualcosina della WWE e qualcosina dell'MMA. Mi è piaciuto molto perché, a differenza di tanti altri lottatori di MMA prestati al wrestling, è uno che ti rende plausibile i colpi, cioè è molto stile MMA, quindi pugni, roba al tappeto, chiave articolare, così convinte, e soprattutto quando dai pugni non ha quel, come per esempio quando abbiamo visto in gli American Top Team, che avevano quasi paura a volte da affondare i colpi, forse per paura di far male, lui invece è molto convincente, quindi lui li dava davvero, infatti non è safe, stai facendo cadere il discorso, non è safe. No. C'è la maschera, non si vede. Lay Park l'hanno dovuto portare via con l'ambulanza. Non si sa adesso Lay Park come stia, Ma tanto sotto la maschera non si vede la faccia rovinata, quindi va tutto bene. Sì. No, comunque mi è piaciuto, bella attitudine, bello aggressivo e mi piacque. Però sì, che dire, dai, No, Cain Velasquez quando è in Triple A si comporta bene, poi bisognerebbe poi vederlo in un incontro singolo, certo. Sì. Al momento lui ha fatto di fatto solo 3 contro 3 e forse un 2 contro 2, ora non mi ricordo se era un tag o un altro trios. Poi in WWE abbiamo visto quella scemata con Brock Lesnar e non si è capito effettivamente. Quella scemata con Brock Lesnar. Perché la WWE doveva far vedere che Brock Lesnar si prendeva la rivincita dell'MMA, cioè cose assurde. Cioè TVPG. TVPG. Esatto. Quindi è da vedere poi in singolo. Tra l'altro la AAA proprio non è che l'ha pubblicizzato solo per Triple Mania Reghi, ha detto proprio il ritorno di Cain Velasquez, quindi dovrebbe fare poi altre apparizioni, magari apparirà solo nei pay per view molto probabilmente, però Cain Velasquez farà parte del roster tendenzialmente. A me non dispiace questa cosa, mi è proprio piaciuto, cazzo, aggressivo, bello.
È rinato Enrico con Ken Velasquez. E Pagano, piano piano ogni tanto si fa piacere. Prima era tendenzialmente sì, solo hardcore e cagava il cazzo solo hardcore. Ricordiamo una cosa, perché Pagano ha 35 anni. Voi direte, ah cazzo, è giovane, può ancora lottare. Sì, ma come ci siamo detti più di una volta, i 35 anni di Pagano sono almeno 12.000 nostri. Sì. L'anno di Pagano è abbastanza... Anche perché su un'altra linea temporale, Pagano. Sì. Voglio ricordare che dopo il main event si è visto senza trucco facciale, perché probabilmente, immagino, sia andato a farsi una doccia prima di... Non ha la faccia anche di un Pagano si fa la doccia. Anche Pagano sì, si fa la doccia. Non ha la faccia di un 35enne, sembra un 60enne sfondato da anni di eccessi. Quindi... Posso dire una roba? Fabrizio, e la dico più a te che a loro due. Sì. Pagano senza trucco e Conan della DNA. Sì, cazzo, vero. infatti andava in giro con la scarpa e tirava. È identico a Conan della DNA. Porco Giuda Conan, così. Conan, io direi Conan con i reni, più che altro. Sì, sì, beh, esatto. Conan con i reni. No, ancora per poco, però ancora sì. L'ho visto dimagrito Conan comunque. Sì, ma Conan ogni tanto deve fare il tagliando. Beh, l'ho visto meglio di quando si era, aveva fatto le prime apparizioni in AEW, che aveva fatto quelle comparsate. Lì sì, era uscito dall'ospedale, veramente. Sì, ma era messo male, sembrava avesse 6.000 anni. Sì, sì, sì. Sì, che poi non è vecchio, cioè, che Conan combatte da 500 anni, però non è vecchio Conan. No. E niente, vabbè, l'incontro abbiamo detto, hanno vinto Ken Velasquez, che ha fatto cedere l'Hyde Park. Sì. È venuto giù l'arena perché... Sì, l'arena, diciamo, con piccolo disappunto, onestamente. Un piccolo disappunto, ma dopo l'incontro... Esatto. Si presenta... Ray Jalisco, Rayo de Jalisco Junior, che è una leggenda della lucha libre messicana, anche sì, un sessantenne, poi un attimino balbuziente. Leggerissimamente balbuziente, non sapevamo questa, infatti ha fatto un po' fatica, non è che ha fatto fatica a fare il promo, però comunque ne ha fatti due, diciamo. Sì, è entrato, ha detto: io voglio dare le mie congratulazioni a Psycho Clown e agli altri. Sì, no, poverino, magari ha avuto dei problemi lì di balbuzio, perché poi... Cioè, tra l'altro anche lui fischiatissimo quando è entrato, perché lui è il rivale storico di LA Park. Lui è il rivale storico di LA Park. Quindi fischiatissimo, cioè... E lui è arrivato lì dicendo: ah, vi rispetto, bravi, ha cercato di salvare il salvabile, non ce n'è stata una che gli abbia fatto prendere un applauso. No, diciamo che non c'è riuscito nessuno a fare i primi. Hanno un po' cagato fuori dal vaso, perché dovevano aspettarselo un po' questa cosa. Cioè, se tu vuoi farli... Se l'aspettavano. Sì, ho capito, però sì, se tu hai il top face non puoi mandargli che vince... non puoi mandargli già. Avrebbero dovuto mettere, cioè, con uno così avrebbero dovuto mettere LA Park dalla parte dei face e mettevi un altro dalla parte degli heel, e lui poi entrava contro LA Park. Allora sì, sì. Ma LA Park è un rudo, sì, però amato, sì, però rudo, quindi sì. Però è non lo so, è non lo so, secondo me come booking non è proprio centratissimo, perché io ho in mente ancora all'inizio del match, quando entra Le Park, tutto il pubblico è Le Park, e Cain Velasquez, che 5 minuti prima si ricordava di essere stato sanato, va sulla terza corda fischiato, sì, arriva Psycho Clown che fa io, così proprio io, mezzo e mezzo, bella sedia, e fa vabbè, cominciamo. è vero. E poi soprattutto di Jalisco, tra l'altro avevo letto anche una cosa, perché lui fa parte di quelli mascherati che non ha mai perso la maschera. Lui ha un record, quello che ha tolto la maschera a Sien Caras e Universo 2000, esatto, che sono i fratelli dinamite originali. Esatto, sì. Tra l'altro insieme a Maschera, anno 2000. Lui ha proprio un record delle lucha da apuesta, ne ha vinte un sacco. Sì. Quindi
Non sappiamo però cosa porti questa sua... lui intanto ha detto che è venuto a regolare i conti perché ha dei conti in sospeso con la dinastia Dinamita. Ha detto che come ha tolto le maschere a Sin Cara, a Universo 2000, vuole toglierle anche a Sansone Quattro di Forastero, e gli ha detto addirittura che gli cambierà i pannolini. Sì, perché le cose sono due. O questa purtroppo ha un match dove ci sarà anche lui, e allora va a perdere le maschere. Allora non, o se no, magari lotterà della gente per lui. Sì, ci ma non puoi far perdere la maschera, penso, a un sessantenne ritirato che non ha mai perso la maschera. Record. Sì, ma non puoi nemmeno farla perdere ai dinamitardi. Magari manda qualcuno per lui, qualcuno di sacrificabile, e poi luce da questa se perdono la maschera. Sì, tipo il santo, la gente lì. Sì. Blue Demon, mi verrebbe da dire. Blue Demon. Lo presenta proprio Blue Demon. È un profumo francese, immagino. Blue Demon. Sì. E... è arrivato il momento del Benevento. C'è un retroscena prima di dire chi ha vinto, come è finito, come è andato, bla bla. L'incontro, cioè appena Kenny Omega ha detto che non poteva difendere la cintura, è stato pensato di voler mettere come contendenti tutti gli avversari di Kenny Omega. Quindi l'incontro doveva essere Hijo del Vikingo, dove lui doveva esserci, anche se non era contro Omega, Dragon Lee, che ha lottato a Triple Mania 2 anni fa, contro Kenny Omega, Phoenix, Laredo Kid, mi sfugge il quinto, non era però Andrade, volevano chiamare anche Andrade, sì, scusatemi, e Andrade era il quinto. Hanno cambiato idea perché di questa gente non era, il problema non era Andrade, a sorpresa, o altri, è che avevano messo quasi tutti gli altri nella card ormai. Sì. E Phoenix doveva fare l'incontro di coppia, Dragon Lee era l'incontro lo stesso, Laredo Kid pure. Perché l'idea originale era di mettere tutti gli ex avversari di Omega, così quando poi è già stato detto che Omega sarà proprio il primo sfidante appena torna, poi bisogna vedere se sarà ancora campione colui che ha vinto. Però l'idea originale era di mettere appunto questi lottatori qua, ma non è stato potuto. E ricordiamo che anche Conan ha detto che a Omega è stato tolto il titolo soltanto perché non è messicano. Se fosse stato qualsiasi altro lottatore messicano a detenere il titolo, avrebbero aspettato che ritornasse, si curasse, e non gli avrebbero tolto il titolo, quindi avrebbe difeso poi tranquillamente. Quindi sia Omega sia Conan l'hanno un po' venduta come un mezzo screw job. Quindi sì, Omega è stato qualcosa. E quindi l'incontro, allora, come tutti sappiamo, comprendeva Hijo del Vikingo, che si sapeva, Samurai del Sol, Jay Lethal, Bobby Fish e Bandido. Tutti lottatori che non fanno parte della AAA, almeno che Samurai del Sol può darsi che ne farà parte, non lo escludo. Bandido, ufficialmente, no, in Messico non ha contratto, da quando si è tolto dal CMLL lui non ha contratti in Messico, quindi... Sembra stato un girandolone lui. Sì, speriamo che si possa vedere molto più spesso, ma... E Hijo del Vikingo è il nuovo mega campeon. Sì. Noi nei pronostici avevamo detto che i favoriti alla fine erano lui o Bandido. Sì. Per tanti motivi, più Bandido abbiamo detto, però comunque... era quasi un 50-50, anche se purtroppo diciamo, perché siamo spudoratamente ultras di Bandido, ma di fatto lui era l'unico vero lottatore della AAA lì dentro. Però sai che questa cosa, ora che ne abbiamo parlato, il fatto che Bandido non abbia vinto il titolo e abbiano preferito darlo a qualcuno che l'unico che effettivamente era di casa, può far puzzare che perlomeno non nel prossimissimo futuro Bandido non farà parte del roster, comunque magari farà delle che è più o meno quello che ho detto io la scorsa settimana.
ok, io, scusami, però una memoria. Non volevo puntualizzare. Sì. No, ma per questo, come hai detto prima, ti andrai a rivedere. Andrò a rivedere, ma purtroppo è una memoria a breve termine che ormai è bruciata, e quindi mi spiace, però mi fido delle tue parole ciecamente. La molletta non vuole più stare addosso a Edo ormai. Comunque, peccato. Comunque, ottimo match, direi super ottimo. Minchia sì, aggiungerei. Sì. I primi due minuti con Eligo e il Vichingo contro Samurai del Sol. Samurai del Sol che, come ho detto in live a Fabri, non mi dispiacerebbe vederlo effettivamente in Triple A, perché anche come mid-carder o come mid-carder comunque di buon livello vale, perché meno male le sue due cose sul ring le sa fare, non è magari il main eventer, non sarà mai il main eventer della vita, però magari con un pushettino puoi renderlo anche un buon avversario, quindi è abbastanza versatile, vola bene, è abbastanza tecnico, quindi bravo. No, ma è che qua finalmente, cioè, si è visto quello che lo dicevamo anche in diretta con Enrico, ma ce lo continuiamo a dire noi tutte le volte che quando guardiamo. Ce la raccontiamo, ce la cantiamo e ce la suoniamo. Ce la suoniamo e ce la cantiamo, esatto. Qua, quando fanno incontri a più uomini in Messico, ma anche in Giappone, sono le due cose, negli Stati Uniti non ci riescono, cazzo, l'incontro te lo godi, perché c'è sempre, costantemente, uno contro uno sul ring, al massimo c'è un due contro uno, uno esce, entra l'altro, non c'è mai una pausa. Abbiamo visto i due statunitensi lavorare assieme, sì, per un po'. Sì, poi si sono messi anche contro, anche loro. Tra l'altro loro due, ad esempio, Jay Lethal e Bandido si conoscono, in Ring of Honor si sono affrontati, quindi comunque non è stata messa gente proprio a caso. Poi io dico, Bobby Fish ha fatto un lavoro che a me è piaciuto, non è stato il lottatore che è saltato all'occhio, ma è stato... Mm-hmm. Lottatore operaio, cioè ha costruito situazioni, è stato solido e il anche lottatore prolet, direi, esatto, lottatore soviet, e anche Jay Lethal, bene o male un pochino più importante nella costruzione del match, forse anche come status, però anche lui si è fatto da parte, ha preso i bump che doveva prendere, ha fatto quello che doveva fare, insomma loro base solida del match, mi sono piaciuti un po' sotto, diciamo, non erano sotto i riflettori, perché quelli sembravano, gli altri tre, più che altro forse sembravano i più esperti, no Enrico? No, ma poi hanno fatto quello che dovevano fare, cioè loro hanno messo le basi praticamente dell'incontro, gli altri tre dovevano volare e hanno fatto quindi bravi tutti. Bravi tutti. Ha vinto lo sport, ha vinto. Esatto. E comunque, intanto vorrei spiegare il titolo di questa puntata, perché quello della precedente era Se non vince Bandido, rivoluzione, e infatti il titolo di questa puntata è Rivoluzione, perché non ha vinto Bandido. Ma soprattutto, se Fabio e Leo mi agevolano il bannerino, vorrei introdurre una nuova rubrica, cioè il cirrido della settimana. Sì. Perché ho qua un bel commento che capita proprio a fagiolo sul main event, che dice, tradotto ovviamente, parlando del mega campionato, cambiategli il nome a campionato delle lucertoline volanti. Mi fa ridere come la AAA abbia come rappresentante a questo pipistrello senza talento che non fa altro che andare in giro saltando come una rana, perché già non gli bastava più il pagliaccetto del rodeo. Parole di fuoco che ho fatto una fatica enorme nel tradurre, perché è scritto in una maniera ignobile. Le lucertoline volanti, voladoras, che sarebbe scritto con V e invece è scritto con B. Voladoras. Non gli è bastato, che andrebbe scritto con la B, è scritto ovviamente con la V. La V, giusto. Poi c'è ovviamente la triple AAA, quindi in realtà è AAA. Murcielago scritto con la S al posto della C, cioè pipistrello. Cioè,
cose, lasciamo stare. Questo è il tenore medio dei commenti delle vedove. Non è... sono tutti scritti in questa maniera. Tra l'altro, Mister Iguana su un commento del genere l'ha ripostato e ha fatto un commento cattivissimo che mi è piaciuto. Sì, sì, su questo, proprio su okay. Questo. È quello che tipo ha detto qualcosa come... Che sembra che scrivano come se gli abbondassero i cromosomi, sì. Tra l'altro, El Hijo del Vikingo è diventato il più giovane campione della AAA. Ricordiamolo, 24 anni. 24 anni. Il precedente era Phoenix, 27, perché comunque, come abbiamo detto, ci sono stati tendenzialmente 13 campioni in totale, ci sono stati pochi campioni. Sì. Non è un titolo cambiato. Ricordiamo che poi si è appena neolaureato anche campione in Crash, un mesetto fa, quindi... Sconfiggendo 2020... Bandito, se non sbaglio. Sconfiggendo erano un triple threat, sì, un three-way match con Bandido e Andrade, mi piace pensarmi, mi ricordo Andrade, e mi sembra proprio una cosa del genere, un match che non ho ancora visto ma che recupererò in questi giorni e mi piacerebbe parlarne nella prossima, la prossima settimana. Stavo sbagliando, ormai era ufficiale, e sì. È che non l'ho tenuto completamente. È che il discorso di El Hijo del Vikingo, secondo me, è comunque, l'abbiamo detto la settimana scorsa, è presto per lui. Dai, dillo che tirò del culo che non ha vinto Bandido, dai, dillo. Ma tantissimo! Tantissimo, solo quello, perché io quando c'è Bandido sono Mark, quindi me ne batto il cazzo di tutto. Però è tendenzialmente presto. Il problema è che appunto con gli avversari che gli hai messo contro era inevitabile. Però è perché molto Jeremy... più amato di quanto mi aspettassi, sì. Ha preso dei pop allucinanti che non aveva appena vinto, a proposito, cioè Bandido l'ha subito andato ad abbracciare, tra l'altro, sì. Quasi avesse vinto lui, cioè, grande gesto di sportsmanship. Però facciamo proprio un appunto sul fatto che è ancora forse un filo green, perché è amato sì il personaggio, anche come attire c'è una bella presenza, perché comunque è curato anche il ring attire, tutto quanto, il personaggio curato. Lo vedi che forse non è ancora al 100% di margine, ne ha 24 sì, anni. Sì, sì, certo. Proprio nell'esecuzione delle mosse, cioè lui è comunque uno da high spot, no? E lui boccia. Il problema è che spesso tanto lo vedi che è un filo impreciso, un filo incerto, quindi anche quando magari deve fare degli splash dal paletto, si è visto un paio di volte che ha perso l'equilibrio, quindi rischia comunque di fare la cappella e di farsi male anche banalmente. Quindi... Anche al microfono dovrebbe migliorare un po', E il microfono è ancora molto, molto... Molto, molto incerto. La faccia veramente da bambino. Che poi strano, ma... un 24enne sì. Messicano dovrebbe avere 50 anni praticamente. Ha un figlio, o una sì, figlia, sì. Nata da poco, tra l'altro. Un figlio che già guida. Sì. Quindi, però, ecco, non facciamo le dovute proporzioni. Fisicamente lo potete paragonare a Darby Allin. Fisicamente, ma meglio di Darby Allin. Di meglio dei due adesso. È un Darby Allin che sa lottare, quindi sì. Sì. Esatto. Esatto. Allora, se ci fosse stato che Omega, penso avrebbe preso il muto. La Madonna, è bravo, è amato, ma sono stato in questa situazione particolare. Ma Omega il titolo gliel'avrebbe tolto Psycho Clown. Quello è sì, un dato di fatto. Sì, 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 assolutamente. Doveva andare così, già l'avevano detto. Poi sì. Allora, quello che mi è piaciuto è che appunto è praticamente, come dicevo a Fabri, sempre mentre guardavamo l'evento, è stato Omega che gli ha dato praticamente il push, perché comunque per ora ha fatto incontri di livello, ma sempre nel mid card praticamente, nel live. Sempre in secondo piano lui. Sì. In triple A non ha mai affrontato l'avversario di livello, l'ha affrontato appunto il Bandido in Crash, sì. O piuttosto che andare... Ma in AAA lui non ha mai affrontato l'avversario di Nintendo. Lui da che Kenny Omega aveva rilasciato quelle dichiarazioni che diceva che voleva andare proprio contro il Hijo del Vikingo, perché secondo lui era un fenomeno, era meritevole di, allora lì è esploso. Sì, lui, lui l'ha paragonato ai Bushi, e Omega paragonare qualcuno ai Bushi, cioè ce ne vuole.
E qui potremmo fare del gossip infinito. Potremmo fare anche del gossip. Scusa, Kenny, ma in che senso? Potenzialmente sì. Si parlano. Sì, sì, sì. Si sono parlati. Si sono detti due cose. Però ha vinto il Kiko del Vichingo alla fin fine. Non con sappiamo. Mio sommo dispiacere, devo dirlo. Un sommo dispiacere di tutti. E diciamo la verità, non abbiamo assolutamente idea di chi si possa parare davanti adesso. Io non ne ho proprio idea. LA Park. Il problema è che sono un po' finite i grandi nomi, perché li abbiamo giocati tutti già con Omega. Ma non è che tanto che sono finiti, è che sono praticamente tutti face. Cioè, allora, Omega. Sappiamo che Omega quando torna dovrà affrontare, ma quando torna Omega sarà ancora campione Kiko del Vichingo? Cioè bisogna considerare anche queste cose poi. Allora, ti dico, la carta Andrade, volendo, se aspetti almeno un altro match o due, te la potresti pure rigiocare in un qualche modo. Però, appunto, devi aspettare un match o due, quindi devi trovare almeno un paio di avversari. O che per uno o due match mandano contro qualcuno versatile, qualche vittima sacrificale, come potrebbe essere un Pagano, che lanciano mi a caso. Sì, qualcuno sì. Che puoi andare lì, sai che comunque bene o male il match te lo porta a casa... Anche se magari di quelli un po' più, cioè hai Psycho Clown, che tra l'altro è suo amico, anche come se non bastasse, la Redo Kid, addirittura compagni di tag. Sì, esatto. E ma la gente da mandare, ma sono praticamente tutti face, Phoenix stesso. Phoenix ma anche suo fratello adesso sono impegnati, sono il trofone. Dragon Lee è l'unico heel che c'è, però Dragon Lee adesso ha la Redo Kid. E gli FTR, volendo dire, perché comunque vogliono andare anche contro gli FTR. Attenti, quindi... che fra tre mesi o quattro arriva il Toro Blanco, io lo dico. È vero, sì, è vero, arriva il Toro, però in questi tre o quattro mesi comunque almeno un incontro o due devi piazzarlo. O che chiedono un aiuto qualcuno dell'AEW, che comunque col fatto che essendo americano puoi tornare il praticamente chiunque, o possono fare così, o francamente adesso come adesso non lo so. Quindi... al di là c'è stato il Covid, quindi un periodo particolare, però Omega non fa 7 miliardi di incontri, fa 3-4 incontri all'anno. E potremmo anche pensiamoci anche a pescare qualcuno anche da Impact, che potrebbe sempre andare bene. Sì, che sia il muso di turno, faccio un nome a caso. Anche perché adesso come adesso, se la situazione si sblocca, che potremo vedere qualche pay per view su Fight, questa roba viene comoda, perché comunque tutti con un avversario del genere, che sia che venga dalle W o da Impact o da Ring of Honor, quello che se ne sarà della Ring of Honor, tu bene o male pubblicizzi il tuo prodotto in America, e sai che bene o male almeno qualche americano lo guarda per il match, e potrebbe essere. Poi tiri un po' i mesi, fino a che magari puoi anche giocarti qualche carta nuovamente dalla AAA, quando si risolve qualche contesa, insomma. Sì. Speriamo in Zio Conan, speriamo. Però c'è da considerare che con Triple Mania Regia è partito il trentennale. Loro hanno promesso grandi sorprese, quindi magari... ci saranno lottatori che non ci aspettiamo, ma magari faranno solo un'apparizione, basta, però comunque... Confido nel 2022 della AAA, secondo me ci confido molto. I messicani, quando dicono che sono sorprese, sono effettivamente sorprese, sono becerate, quindi anche perché gli puzza la vita, e se i fan sono scontenti, può succedere un casino, quindi... Tra l'altro ieri, piccola curiosità, abbiamo visto... Allora, non abbiamo scoperto quanti anni ha Marisela Peña, perché noi scommettiamo che in realtà non ne ha tanti. Ma no. Anzi, noi puntiamo che è sotto i 60. Sì. Tipo 55, grosso modo. E c'è anche letto... Sì. Scusami Enrico, se... Vai. Letto che tra le 10 donne più potenti, classifica di Forbes, più ricche Forbes, donne però così sì,
E il cartello di Sinaloa saluta con la mano. La signora di Sela. Zitto, zitto. È un bel dobbiamo dormire. Chiedere ai Crisis se possono confermare. Sì. A quelli veri. Sì. Signora Marisela, che cosa tiene, cosa c'era in quell'urna? Cosa c'era in quella capigliatura? Esatto. Sì, nonostante la capigliatura, secondo noi è molto più giovane rispetto a quello che sembra, rispetto a quello che la capigliatura fa pensare. Sì. È molto rifatta, quella, anche in viso si vede il naso è rifatto, però non è, è vero, non è così, così anziana. Anzi, è che abbiamo, noi non ve lo possiamo dire, ma abbiamo notato un particolare quando ha parlato all'orecchio delle Eiko del vichingo. Sì, sì, sì. Io sì, e sì. Enrico abbiamo praticamente letto il labiale di cosa è stato sì. detto. Da Marisela a Eiko del vichingo per fargli... Tu hai vinto la cintura, ma hai un conto in sospeso con me. Con le anche urne, le chiavi del mio cuore. Con le urne. Cosa facciamo? Chiudiamo la trasmissione? Ebbene sì, siamo arrivati al main event. Direi di sì, siamo arrivati al main event. Prossima settimana, visto che AAA farà vedere una parte del Triple Mania Regia, saremo incentrati su SMLE. Sì. Ah, sì. E io ripeto, guarderò un po' di Crash perché hanno caricato gli show anche e controlliamo cosa fa anche la IWRG, soprattutto che l'abbiamo lasciata stare, sì, ma IWRG serve come e sarà un casino perché io è un paio di mesi che non la vedo e non so più neanche mezza storyline, quindi è un po' un casino, ma tanto non esistono le storyline, le recuperiamo. Allora Draco, dove si può vedere la Crash? Questo è un grossissimo problema. Perché la Crash non esiste. La Crash ufficialmente non fa vedere show, perché non ho capito. Alcuni dicono che essendoci molti atleti interpromozionali non abbiano i diritti per trasmetterla, quindi non esistono show filmati della Crash. L'unico modo per vederli sono i video fatti dai fan, del pubblico. C'è un signore molto a cui sarò sempre molto grato che tiene un canale messicano, un canale YouTube messicano che si chiama Arena Clandestina, che loro non fanno 600.000 eventi all'anno, quindi ne fanno 5, 6, 7, grosso modo ne fanno su per giù uno al mese e mezzo, due mesi. Questo va, si compra il biglietto, li filma e suddivide gli incontri. Qualità degli incontri, dei filmati abbastanza buona, li fa con una videocamera abbastanza buona, non è una regia, quindi è telecamera fissa, ma perlomeno puoi vederti gli incontri. L'unica grossa pecca è che non li carica subito. Quindi, per esempio, lo show del decennale, che è andato in onda 3 settimane fa circa, e lo show di settembre sono stati caricati praticamente questa settimana. Però Arena Clandestina te lo puoi vedere e carica sia Crash che Trescaidas, che è una federazione che non ho ancora avuto il tempo di recuperare, ma che mi hanno detto che sia abbastanza interessante. È comunque una, come si dice, una promozione abbastanza indie. Mentre Crash ha sempre delle card veramente molto, molto, molto succose. Prima che mi morisse la telecamera, stavo dicendo che non ha nessuno sotto contratto la Crash, sono tutti di altre federazioni, quindi... Sì, un'apparizione a gettone, e ciao. Io immagino di sì, perché appunto show non ne pubblicano. Se segui la pagina Facebook della Crash, sono abbastanza attivi, a parte che se non vuoi prendere spoiler, loro al posto di far vedere il match ti spoilerano come è andato match per match, quindi non è proprio il massimo, però perlomeno hai la pubblicità degli eventi, quando caricano un evento tu sai che bene o male loro ti dicono subito, che ne so, il 4 dicembre, come in questo caso, facciamo l'evento e sarà visibile, cioè, non ti dicono sarà visibile, facciamo l'evento e saprete i risultati, stop. Sì, è più una cosa da andare a vedere in diretta, mettiamola così, non fanno... Se non sbaglio la caricano in diretta su Facebook quando c'è. Io sono stato a curarla, ma su Facebook non ho visto nessuna diretta. Però chiaramente a noi va di notte, perché o comunque sera tardi.
e comunque non, forse non l'ho vista per quella, se, se hanno tolto subito la live non ti saprei dire, però questa buon'anima va a vedersi gli show, ce li filma e non si arrabbia nessuno, che io creda, perché comunque non vai a ledere nessuno. Allora, quindi con questa informazione andiamo a chiudere la, la serata. E subcomandante flemmatico, è stato un piacere. È stato un piacere, ma come al solito laggo, quindi resto cagnolino. E vi saluto. Come al solito laghi anche. Domingo il Gafas Hernandez. Buenas noches, Fabrizio. Gracias. De nada. E il Santitad, grazie, grazie mille. Grazie a Fabrizio, stavolta lo dico io perché il santo è in evidenti difficoltà, quindi grazie a Fabrizio. E chat, grazie, grazie mille chat. E direi che Rob, abbiamo dato l'indizio, Rob, abbiamo dato l'indizio. Quindi, sì. Della bellissima idea per la nostra... per la trasmissione che andrà in onda. Buonanotte. Ugo De Lucia, siamo qui per aspettarlo in diretta dallo Santo. Sì, Ugo De Lucia, non ho sentito, dillo ancora, che comincia, dillo ancora, eh? Ugo De Lucia.